Atraxa, la grande unificatrice, volare cautela, tocco letale, legame vitale 7-7. Quando entra in campo di battaglia, Atraxa, la grande unificatrice, rivela lei non lei tu. Vabbè, 10 carte al tuo grimorio, per ogni tipo di carta puoi aggiungere una carta di quel tipo scelta alla tua mano, metti le altre in fondo al grimorio in ordine casuale. Ci avete... Cioè, nel senso, ci avreste creduto che Atraxa arrivava fino a Pioneer? Sì, perché no? Cioè, Atraxa è una carta forte, è stata provata all'inizio del Pioneer in Incarnation, è stata provata, è stata quella, ma forse ha trovato la sua casa. Forse ho un mazzo da farvi vedere che spacca i culi. Forse riuscirò a giocarlo bene e fare veramente delle magie importanti con Neoform Atraxa. Già, i suoi 7 mana di Converted Mana Cost, di Mana Value, sono la chiave per renderla non solo giocabile ma vincente in questo formato, il formato Pioneer, che sarà chiaramente il formato del prossimo Regional e che quindi dobbiamo testare tutti noi giocatori competitivi di Magic the Gathering. Grazie ancora. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene, un buon lunedì. Lunedì è sempre una merda, vabbè, ma voglio dire, vivremo, quindi non ce ne preoccupiamo troppo. E detto questo, però, chiaramente il lunedì è un buon lunedì quando c'è il video di Akira subito. E oggi c'è, oggi incredibilmente c'è, ce l'abbiamo fatta, anche se era molto molto difficile. E quindi, che dire, like sulla fiducia prima di cominciare a vedere il video, questo è me lo merito senza dubbio, per sconfiggere l'algoritmo di YouTube. E poi tante care cose a casa con una iscrizione al canale che è ottima. Allora, prima di cominciare però un po' di pubblicità importante. Sono tornato partner di Fantasia Store. Se volete una Atraxa, per esempio in un collector booster, trovate in descrizione il link di Fantasia Store. Fantasia Store è un negozio veramente interessante per quanto riguarda il Nord Italia, ma spedisce in tutta Italia. Sono super veloci, super affidabili, hanno un ottimo servizio clienti, un grande sito. Hanno prodotti sigillati di tutti i tipi e col codice Akira5 riceverete il 5% di sconto. Mi supporterete e soprattutto vi farete un favore, perché se vi dovete comprare qualcosa, beh, compratevi qualcosa scontato, perché no? Fantasia Store supporta il canale, vedremo sicuramente dei video di unboxing grazie a Fantasia Store, quindi volevo parlarvi di questa cosa in apertura prima di andare a vedere che cosa giochiamo oggi, l'abomination che giochiamo oggi, perché oggi giochiamo veramente una abomination. Eccolo qua, Atraxa Neoform, un mazzo che il piano di questo mazzo è molto semplice: trovare una delle creature che si fa a 6, fatte chiaramente con molto meno mana, cioè a 1, perché sono entrambe creature con Delve, e vincere con quelle. No, non è quello il piano del mazzo. Sì, però potrebbe essere il piano del mazzo. Sono una 4-4 Trump, una 4-5. Non basta in questo meta, chiaramente, perché ci sono tutte creature più forti. Infatti la verità è che poi bisogna fargli Neoform sopra e fare una Atraxa grossa così, rifarsi la mano e ricominciare a giocare dal turno successivo insieme a removal, sorcery, incantesimi e così tutto. Per massimizzare l'effetto di Atraxa, questo mazzo infatti gioca praticamente tutti i tipi di permanenti o quasi permessi in Pioneer, no? Perché gioca un instant, più instant, gioca sorcery, gioca creature, gioca incantesimi e gioca terre, no? Tutti no, però il fatto che giochi anche Founding the Dirt Path secondo me la rende molto interessante, ok? Allora, quindi, come funziona il mazzo? Questo mazzo intanto, una cosa, prima di cominciare, ha fatto 2 top 8 nelle ultime 2 challenge, quindi non è un mazzo a caso, non è un mazzo che, ehi, ma dov'è Akira? Eccolo, non è un mazzo che, ehi, se l'ha inventato Akira, ha preso lì un mazzo, no, è un mazzo che comunque la sua, diciamo che chiaramente in mano probabilmente il giocatore che l'ha inventato, l'ha sperimentato, l'ha fatto funzionare, sarà diverso da come lo farò funzionare io, però... Comunque è un mazzo che bisogna dire, ecco, metterla davanti a tutti, questa davanti ai buoi, questo caro ha delle potenzialità, perché ha veramente delle potenzialità. Andiamo a vedere come è composto: 22 terre, tra cui una Boseggio, doppio Blooming Marsh, quindi praticamente l'unica terra strana è una Boseggio, poi ci sono tutte terre veramente Shockland, ci sono chiaramente, arrivano dall'ultima espansione anche le Fastland di questi colori qua. Poi però
vedo quattro mana confluence e un po' impazzisco. Dico, caspita, ma come, perché ci dobbiamo fare tutti questi danni? La verità è che tu un pochino i colori li devi effettivamente un po' li devi incastrare. Ci possono essere momenti in cui devi fare un nero, un blu, un verde, un verde, un blu, un verde per fare tutto lo stesso turno. Ma soprattutto il bianco, dove lo prendi? Che fai? Dovevi mettere delle terre solo per darti bianco, per farti una traxa dalla mano? No, in verità fai mana confluence, perché l'idea di questo mazzo qua è che comunque una volta che scende Atraxa, tanti mazzi non hanno proprio, non possono competere, non ce la fanno, al di là che poi appunto ci si rifà la mano e si riesce comunque con le carte che ci hanno in mano magari a rispondere alle altre minacce o a finire la partita. Il punto è che una 7-7 fatta con Neoform sarà un 8-8, perché vi ricordo che Neoform mette un più 1 più 1. Una 7-7, volare, life, tanti mazzi dicono ok, è adesso che mi invento, non ti inventi niente. Il mazzo è interessante per me perché secondo me gioca scartini, counter, removal, quindi gioca tutto, non è un mazzo combo, cioè gioca un pacchetto completo di carte che si possono utilizzare per vincere le partite. Quindi andiamo a vedere come è fatto. Tantissimi drop a 1, consider che chiaramente riempie il cimitero, per noi è fondamentale. Io non so se conoscete queste due carte, Tasigurd e Golden Fang, partiamo da loro allora, sono le due creature del mazzo. 6 mana con Delve, quindi uno nero e 5 carte al cimitero per fare una 4-5 che ha anche un'abilità a 4-1002 e poi riprende una non land scelta da Oppo nelle vostre mani, quindi fa anche appunto, se lo lasciate lì un po' vi fa un sacco di vantaggio carte e continua a millarvi il mazzo. Invece i mandrilli si vedono solo in Legacy, non si sono visti in Modern praticamente mai, e sono delle 4-4 trample, quindi in certe situazioni chiaramente sono anche forti perché potrebbero menare più forte Tasigur sostanzialmente. Però fondamentalmente appunto lo scopo è mettere più carte al cimitero possibile e fare uno di questi magari con Neoform in mano. Come si fanno a mettere carte al cimitero? Appunto consider, e questo Founding the Dark Path, ok? Allora, lo fate a 2 e potete castare una instant o una sorcery con mana value 1 o 2 dalla mano senza pagare il mana cost, ok? Quindi fate questa e dalla mano vi scartate, tra virgolette, un Fatal Push, un consider, chiaramente sta Born in Nihil è un po' difficile, poi un player milla 4 carte e poi, pensa un po', potete fare un'altra, da una esiliata, una instant o una sorcery dal cimitero e potete castare la copia senza, sempre pagando il mana. Che cosa significa? Fanno in del patto è qui sia per millare sia per chiaramente trovare Neoform, perché è difficile chiaramente con 4 Neoform nel mazzo e senza altre copie aggiuntive trovare sempre quella carta lì. Basta millarla e poi Found in the Path farà il suo gioco, ok? Insieme a Found in the Path per riempire il cimitero abbiamo Strategic Planning, che guarda tre carte, ne mette una in mano e le altre nel cimitero. Sta parlando di una sorcery a 2 mana, quindi comunque una spell molto facile. Poi appunto abbiamo Removal, Fatal Push, anche se mi ha un po' stupito l'assenza di qualsivolta Fable Passage, cioè qui permanenti come li perdiamo? Fondamentalmente non li perdiamo, sto Fatal Push farlo a 4 sarà veramente veramente complicato secondo me, spero poi di riuscirci, ci mancherebbe 4 Dossiz, quindi comunque il mazzo cerca di difendersi dai vari mazzi comunque unfair facendo Dossiz, andando veloce a magari fare un mandrillo e poi menare così. Ripeto, la carta che mi stupisce che ci sia e che mi fa pensare che questo mazzo è valido è Stubborn Denial, un mana blu per counterare, per fare negate a meno che l'avversario non paga 1, ma se avete una creatura con 4 di forza, bene, questo si trasforma in negate secco a 1. E quanto è forte negate nel formato? Molto, prende la favola, prende tutte le spell di mono green importanti, prende tantissime, prende i planeswalker di UV, prende proprio tante tanta roba, e quindi secondo me questo mazzo senza stabilizzare non funziona, è l'idea che lo fa funzionare. Ne giochiamo 3, però non so, anche un quarto chissà, bisogna toccare qualcosa per metterlo, non saprei. Andiamo a vedere la side. Allora, la side, questo mazzo è chiaramente un mazzo molto molto graveyard based, cioè nel senso, se vi fanno rest in peace voi questi qui ne fate più, e questo è un piccolo problema direi. Quindi noi abbiamo la nostra risposta a rest in peace sotto forma di Abrupt Decay, abbiamo altre 3 Dures, quindi gli scartini salgono a 7 in generale, sarà molto interessante poi giocare contro control quando hai 7 scartini, hai Mystical Dispute, quindi
ti senti veramente, mi sembra un mazzo proprio solido da quel punto di vista, anche contro combo, comunque dure, Mystical Dispute di qua e di là. Ripeto, Rest in Peace gravissimo, dovremmo giocare a Abrupt Decay per forza di cose. Poi giochiamo 4 Ray of Infelment, che è una creatura, prende meno 4 meno 1, ma se è bianco prende meno 4 meno 4, quindi questa serve contro mono white, che è l'aggro fondamentalmente scelto, anche se RG Bot mi sembra un mazzo che ci farà un culo così, boh, vediamo, magari sbaglio, spero di sbagliarmi. Per RG Bot sicuramente aggiungiamo all'equazione, aggiungiamo al mazzo, aggiungiamo nella mischia Ethergust, che prende una spell blu o rossa e la mette cima o bottom a seconda di quello che vuole il nostro avversario, e questa è quanto, questo è quanto, con un mazzo che secondo me ci divertiremo molto a giocare, sono sincero con voi. Non so, cioè ripeto, in mano al giocatore che è riuscito a fare due volte top alle challenge, immagino che questo mazzo sia veramente veramente letale, e vediamo in mano a noi che cos'è, perché non è la prima volta che lo gioco e chiaramente insomma un po' di casini li possiamo fare, un po' di errori li possiamo fare. Allora, altro codice sconto, questo lo conoscete, ecco, ho sbagliato, vabbè, questo ve lo dico domani allora. Vedi, c'è un'immagine che non è giusta, non è corretta, non so perché, tra l'altro, perché dovrebbe esserlo in verità, ma vabbè. Allora, ci prendiamo una pausa? No, non ci prendiamo nessuna pausa, siamo pronti all'azione, abbiamo vinto il dado, andiamo contro Hiro Tsukai. Ah, non vi ho detto che giochiamo Giganta, ottimo, quindi comunque essendo una specie di midrange, comunque Giganta è carino. Allora, qui non abbiamo modo per fare cimitero, abbiamo una terra sola, direi che questo è un mulligan, anche se strategic planning in verità mi faceva un po'. Qui abbiamo la nostra combo, abbiamo considerato strategic planning, levo questa e siamo caldi, voglio vedere che cosa mi invento, perché se faccio terza landa outing, ma è bellissimo, se faccio Atraxa di, questo mazzo può fare Atraxa di, ah no, di terzo è impossibile, ma forse può fare di quarto. Ok, becchiamo Isola, non volevamo vedere un mazzo che ci farà più counter che anima praticamente, perché io Mandrill già ce l'ho, quindi questo lo butto al cimitero. Fatal Push un'ottima pescata per questo, per questa situazione, però insomma noi qui ci dobbiamo fare tantissimi danni contro spiriti, non è la situazione migliore del mondo. Strategic planning per andarsi a prendere protezione, per andarsi a prendere una Botanical Sant che non ci fa danno, ma sì, anzi un consider, cioè, oddio, consider si poteva trasformare in una terra volendo, però 1 e 3 4 e 5 1 2 3 4 e 5, quindi manca in verità una carta, allora forse no, dovevo prendere consider, vabbè. Credo e spero di usare questo Fatal Push e poi appunto fare Mandrillo Atraxa, cioè l'idea è quella, però un turno più tardi, ma non c'era, questo è il massimo che potevo, come si dice, mettere al cimitero, se non c'è un'altra possibilità, dai, non si poteva proprio fare. Io i mandrilli li posso fare turno mio, però, soprattutto se questa è la situazione, certo quel Neoform non lo risolverò mai. Spero lui non faccia terra, invece la fa, ok. Io, tra l'altro ho pescato un'altra terra, mi dovevo proprio prendere quel consider. E quindi turno mio io ci provo, levo questo, spero lui non abbia la spell che counter al volante, invece c'ha proprio tranquillamente counter. Forse dovevo aspettare a fare questa giocata. Il mandrillo lo metto in gioco, fa race fino a un certo punto. Ma che, mi sono sbagliato? Madonna, ho sbagliato. No, manco il mazzo giocare, avevo fatto io. No, non è vero. Cioè, nel senso, non ho contato bene perché pensavo 6 di Delve, invece erano 5. E che significa questo? Che potevo fare turno mio questo Neoform, sarebbe stato counterato un Neoform, quindi da una parte è meglio aver fatto così, però adesso, cioè, noi questa partita, oddio, ah, caspita, pensavo si sarebbe tappato, invece no, qui dobbiamo andare a cercare un altro, l'ennesimo è fantastico, sta Bornaial è buono, non buonissimo, però Sabotenai è buono, ma non buonissimo, no.
Sabo The Royal è... caspita, buona anche Brace and Borrower da parte sua, eh? Quindi sì, comunque di terzo, no, non era il terzo, era il quarto, era il terzo, lo puoi fare di terzo, puoi assolutamente fare, mazza di pesco sta bononaia, letto di questo, vabbè, pescando il batturno, che cosa mi posso inventare? Chiaramente io un push qui, l'ho pescato, lo faccio, potrebbe essere la svolta, tra virgolette. Lui sicuramente avrà counter, no, mazza, vabbè, mandrillo, 1, 2, 3, 4, delve, vai. Ma che strano, cioè non ha niente proprio, cioè non... Vabbè, io qui chiaramente Neoform non lo tiro perché dovessi fare sta Bordenial dopo. Ok, 3, 1, 4, non sono morto. Atraxa poi lui la può tappare a dirla tutta. Se attacca un Faceless 7 sono morto invece. Lui avrebbe dovuto attaccare un Faceless 7. Non Heaven, Haven. Non l'ha fatto. Quanti counter hai? Che bella giocata. Siamo morti così, però... Wow, amico. Wow, doppio rimbalzino. Matchup proprio... Potevo beccare un matchup peggiore? Secondo me no, cioè veramente no. E metto Mystical Dispute, sta Bordenai, lo levo perché almeno Mystical Dispute leva anche gli spiriti, insomma le creature. Vorrei mettere delle Dures, ok, faccio così, taglio un po' a caso una Atraxa, un Neoform, no, che Atraxa è l'unico modo per vincere che ho. Uno strategic planning, un founding the path, una roba del tutto e completamente a caso. Chissà se la mano che ho ottenuto era giusta comunque. Ah, sicuramente quel consider mi è andato di traverso, però comunque non avrei potuto fare nulla, cioè lui aveva proprio tutte le carte per... Peccato. Allora, vabbè, vediamo che cosa possiamo combinare in questo G2. Va bene, provo a tenere questa mano cercando terra nera, che non mi sembra troppo brutta, manco buona, però cioè, una terra nera mi permette di andare veramente all in di scartini, fare anche fatal push e prima o poi risolvere sto mandrillo, insomma, avendo doppio terra blu verde siamo stati un po' sfortunati. Allora vediamo un po', mandrillo cimitero proprio 100%, ecco la terra nera che prende, arriva e fa dure senza proprio pensarci neanche mezzo minuto. Che cos'è? C'è counter, doppio ratto al senso. E direi che levo counter, cioè a me che faccio che lui faccia quello, a parte perché non ho messo decay, che in fondo è un count, è un removal incounterabile in questo matchup, era ottima. Tu dici perché loro giocano anche protezioni, no? È ottima fino a un certo punto effettivamente. Vabbè, ora il problema nostro sarà trovare Neoform, non mi sembra effettivamente la cosa più facile del mondo. Questo è ottimo. Qui lui sicuramente a fine turno mi farà creatura che io countererò. Oh, ne ha pescato un altro di counter, eh? Meno male che non ho scartato quella icon of stronzata che c'era. Qui in verità noi non dobbiamo fare counter, ma dobbiamo fare removal, esatto. Rattle Chains contro Fatal Push. Ha vinto Fatal Push. Chiaramente risposta a trigger, se no Rattle Chains si dà Hexproof da solo. Qui abbiamo una ricca Mystical Dispute che non servirà a niente. Ha fatto questo, lui dice spiriti con questa. Vabbè, piano piano si prenderà carte, però il piano piano secondo me in questo matchup, cioè io non è che gli concedo proprio tutto
tutto questo incredibile tempo. È chiaro, se mi continua a fare rimbalzini del mondo, io muoio, nel senso, mo tira fuori un altro Odawara, se no quello comunque in 5 attacchi se lo porta a casa. Lui c'ha in mano una terra e un come si chiama, un Rattle Chains, che comunque vado a ammazzare, cioè vado a counterare Mandrillo numero 2, che brutta pescata, cazzo, però la farò dopo, appena potrò, farò Mandrillo numero 2 con protetto da Dispute. Costa 6 con Dispute al cimitero, costa 5, ah no, questo usa quello, cioè, ma io ho capito bene che fa sta carta. Look, riveli e metti in mano, cioè, non... va bene, metti in mano, ok. Madolone Wanderer non l'ha fatto a fine turno, questo è interessante, va bene. L'ha fatto adesso, perché cosa vuole farci? Vuole bloccare con lui e 2-2. Oh, questo è carino, peccato che non ci faccio niente praticamente. Ma posso partire, perché questo è uno degli delle ultime saghe, no? Cioè, non è detto che io debba fare... Ah, vedi, infatti posso iniziare da 2. Questa è la cosa forte, che non ho detto nel deck tech, chiaramente. Target player sono io. Sì. C'è Atraxa, se certo, se ti milli doppia Atraxa va bene, vola, vola verso madre natura. Lui ha uno Spectral Sailor con cui vuole fare, cioè vuole bloccare, no, 3-2-5, perché questo è sempre più 2-2. Forse sti cona li avrei dovuto levare, vabbè, per me muori tu. Quello gli riempie il mano, ok. Mandrillone. Però mi tengo un tossizzo al cimitero per rifarlo dopo con questo. No, al terzo canto era pescato. Certo che veramente molto molto fortunato, cioè, tra l'altro questo tossizio io me lo sono tenuto, non ci farò niente chiaramente. Perché non ci farò niente? Perché lui c'ha in mano creatura con flash che può giocare e probabilmente un'altra creatura la trova, cioè io mi devo decidere se perdere due o meno su questo secondo me tossizio, che andrà a trovare doppia creatura con flash. È una cosa secondo me scontata quella che sta per succedere. Noi ci proviamo lo stesso, sarebbe stato meglio un consider al cimitero chiaramente per fare un pochino di vantaggio carte. Ah no, invece mi ha fatto fare tossiz, ma io ti levo questo, oddio non lo so perché gli ho levato quello, perché alla fine Lofty Denial che ci fa? Mo perde un altro turno per pescare una carta, per trovare una carta con l'icona. Adesso lo... ah no, pesca... preferisce pescare. Lui c'ha Lofty Denial in mano, una carta che non conosco, potrebbe essere terra. Ma perché non ha fatto creatura? Non capisco. Questo è molto forte, ci blocca totalmente la partita. Ora se pesco Neoform in questo momento sono ancora in gara. Diciamo che se non lo pesco mi sembra un po' complicato, perché questo qui è appunto, rovina tutti i miei piani. E l'ho pescato però. Allora, prima me lo faccio tappare, così. Benissimo, vabbè. Lui, quell'aspetto, io l'ho pescato, sì, è andata così. Ogni tanto succede che si top decca, signore e signori. Tra l'altro ho solo una Atraxa nel mazzo, quindi proprio era l'ultima spiaggia. Non è detto che questo, insomma, in qualche modo gli aiuti. Allora, sì, creatura Sorcerer, io forno Sorcerer Instant Terra vado a rimolto consiglio, possibilmente lo devo trovare adesso rimolto, dovrei aver fatto tutto done, strategic planning, dai con sto push.
Comunque devo mettere anche DK, eh? Questo proprio senza dubbio. Prossima partita mettiamo anche DK. Non so cosa levare. Leverò le carte completamente a caso. Ho fatto adesso. Lofty Denial non lo può fare a uno, giusto? Quello costa sempre 2. Questo mi cerca. Questo mi fa del vantaggio dopo. Quindi io adesso vado a effettuare l'ultima spiaggia del mio push in questo turno. E vabbè, allora facciamo Tasigur, almeno una creatura. Vale. Allora, voglio... Allora, fondi di Terpatto, mio mandrillo, fondi di Terpatto, visto il disputo, non serve a niente, vai. Qui perché non ho fatto terra tappata? Perché sono una pippa. Qui devo fare terra tappata, avevo terra stappata in mano. Mi rimane una spell che è fondi di Terpatto, scusate, che sì, che è fondi di Terpatto, e poi giocherò un po' con questo. Allora, blu è in colore, Founding the Dark Path. Sì, dal primo capitolo. Ah no, il primo capitolo è quello... Ho sbagliato, è quello in mano. No, 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 me l'avevo completamente dimenticato. E, ok, giocheremo sull'abilità di Tasigur. Chiaramente non possiamo attaccare, perché lui ci tappa Atraxa. Ok, lui che cosa ci può dare in mano? Tutte spell, se non... pesco niente, questo attacca? Ci potrebbe avere un'altra creatura, secondo me attacca perché la situazione in partita è veramente molto molto grave. Poteva avere un'altra creatura e ucciderci, invece 4 danni li abbiamo portati a casa, sono buoni. E verde, blu, nero, questo, vai. Sempre alla ricerca di push, che in questo caso non posso fare perché lui ha Lofty Denial in mano. E lui ci dà Tasigur in mano, giustamente. E 3, 6, 7, 8 e 9. Basta una creatura, un lord, eccetera. E ce ne siamo andati perché siamo a 10. Ascendant Spirit. Basta perché questi sono 3, 6. No, no, non è contato di merda. Comunque, vabbè, adesso ce ne siamo andati. 3, 4, 4, 7 e 3, 11. Peccato, peccato perché. Non avevano un po' più di mestiere. Qui il vostro Achirone nazionale poteva fare delle cose interessanti con un po' più di mestiere. Non lo so, cioè, questa doveva millare. Forse questa addirittura doveva entrare e fare una cosa a 3. Fatal push sarebbero arrivati con il mill. Peccato, 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 peccato. Si sono castrate male le carte, ma ci riproveremo assolutamente domani. Tanto grazie a tutti e a tutti per aver guardato. Vabbè, vi ricordo lo sconto Mana Traders, quello lo facciamo domani. Ciao.